In Italia ci sono ancora decine di migliaia di persone che sono dedite alla tabacchicoltura. Quali sono le novità della riforma della PAC per questo tipo di colture? Ma intanto ricordiamo che il tabacco non solo interessa migliaia di agricoltori, circa 50.000 agricoltori tra la Regione Veneto, Regione Umbria e Regione Campania. Noi abbiamo voluto mantenere l'aiuto ai tabacchicoltori, non si è riusciti, nonostante la proposta del Parlamento, di averli anche nella lista per poter godere di aiuti accoppiati. C'è stata una presa di posizione, a mio avviso, miope, perché una cosa è la lotta al tabagismo sacrosanta, che l'Europa tra l'altro ha fatto con la modifica della direttiva in maniera molto incisiva, altra cosa è l'aiuto agli agricoltori che producono tabacco, perché non si capisce perché dobbiamo essere condannati a importare tabacco in Europa. Ma siamo riusciti però a ottenere un aspetto molto importante, che è quello di legare la convergenza interna per i tabacchicoltori non solo all'aiuto di base, ma all'aiuto di base più l'aiuto accoppiato. Questo significa che se gli Stati membri vogliono, potranno continuare per tutto il settennio 2013-2020 mantenere l'aiuto accoppiato agganciato all'aiuto di base, quindi una convergenza che si porta dietro anche l'aiuto accoppiato. Questa è una soluzione che naturalmente non obbliga alla produzione, perché comunque sarà non legato alla produzione, non sarà un aiuto accoppiato, sarà un aiuto slegato, però darà sicuramente dal punto di vista del reddito da parte dell'Europa un sostegno importante, continuerà a dare un sostegno importante alle agricoltura.